Niente, è tratta da un Vangelo apocrifo e parla della storia di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria e anche della nascita e poi la vita di Maria. La seconda parte è adatta alla seconda e terza Pia e parla della nascita e la vita di Gesù, e mentre nella terza parte abbiamo su questa parete le virtù e sull'altra abbiamo i vizi. Cioè, Giotto ha tre particolarità e sarebbero: quando le rocce vanno verso l'alto, la situazione è brutta e difficile. Infatti qua Gioacchino è triste perché non può avere figli. Poi fa in modo che gli animali provino le stesse sensazioni, le stesse emozioni delle persone. Infatti il cane va vicino a Gioacchino come per chiedergli cosa abbia, come fanno appunto i pastori. E la terza particolarità, che qua non si capisce molto bene, sono le piante. Quando la situazione è difficile, le piante sono spoglie, mentre quando la situazione va per il meglio, sono rigogliose. Qua abbiamo la roccia in salita, ma le piante rigogliose, perché comunque è una situazione difficile, però si risolverà. Quindi abbiamo entrambi i lati della medaglia.